Non ci importa nulla. Romina toglie le scarpine rosse e cammina nell'erba. Non è un prato di montagna o collina, è solo il parco davanti alla stazione. Le scarpine le tiene in mano. Sono rosse come la maglietta scollata, gli orecchini e la fettuccia che regge un pendente di forma acuminata. Ci abbracciamo e baciamo. Non è il paradiso. È solo il parco davanti alla stazione, dove si rischia forse un vetro rotto o una merda di cane. Sono baci, normali baci di città, gli abbracci che si danno i ragazzi nei quartieri delle stazioni. Noi siamo i ragazzi, i baci sono baci, le scarpine sono rosse, i piedi di Romina sono i suoi piedi, l'erba è l'erba, qui ci siamo noi. Chi ci abbracciamo? E credimi, nel paradiso non ci importa nulla. La variabile è quasi indipendente. Per una musa ispiratrice, darla o non darla, devo ammetterlo, è una variabile indipendente. Ho scritto poesie per donne che me l'hanno data. Ho scritto poesie per donne che non me l'hanno data. Ho scritto poesie per donne che me l'hanno data molto, per molti anni anche 10 con regolarità. Ho scritto poesie per donne che me l'hanno data poco, tipo una volta o due poi basta, una cosa occasionale. Ho scritto poesie per donne che non me l'hanno data, però me l'hanno fatta usare. Ho scritto poesie per donne che non me l'hanno data e neanche fatta usare, nessuna intenzione mai. Ho scritto poesie per donne che me l'hanno data subito o, più raramente, dopo un lungo farci il filo. Ho scritto poesie del prima, del durante, del dopo, a seconda dei casi. E quindi, per una musa ispiratrice, darla o non darla è una variabile indipendente. Devo ammetterlo, però a mio giudizio, nel mio specifico, non voglio dire per gli altri poeti, parlo per me. Le poesie migliori, le poesie con gli orizzonti più vasti, più fioriti, le più vere, le più profonde, le più scavate dell'anima, sono le poesie per le donne che me la danno. Quindi, se vuoi migliorare